Avanti con il nostro racconto, perché ogni cosa illuminata racconta appunto delle storie e ci sono film che emozionano più di altri. Allora, The Harvest, che è il raccolto, è il film di Andrea Paco Mariani, che racconta la storia dei Sikh nell'Agro Pontino e il loro rapporto con il lavoro, ma anche purtroppo con lo sfruttamento e con una piaga, ahimè, che è il caporalato. Ma soprattutto quello che ci ha molto incuriosito è il come lo racconta. Vediamolo insieme. Grazie ancora a Cucinella. Brothers all around. Six, seven, see the sun go down. Eight and I'm worn out. Nine and I'm weary. Ten, that's the measure of a daily slavery. Allora vengo qua in mezzo a voi, coloratissimi, bravi, belli, mamma, Bangra Vibes. Allora, voi da casa penserete, vabbè, ok, bravi, hanno chiamato il corpo di ballo, bravissimi, ballerini, professionisti. No, qua vi sbagliate, perché noi non saremmo mai stati così banali. Perché, ad esempio, come ti chiami tu? Io mi chiamo Azur. Azur, sì. Allora tu che cosa fai? Che cosa stai facendo? Io sto completando i miei studi di ingegneria. No. No, dico, un ingegnere che balla così in Italia io lo voglio trovare, eh. Poi, per carità. E niente, facciamo... Venite più avanti, venite più avanti. E facciamo Pangra per pura passione. Fate? Pangra, pangra per pura, ecco, passione, bisogna, sì. Che, pangra è questo stile di danza, sì, stile di danza tradizionale, nord... Punjab. E... Punjab è una regione del nord dell'India e in cui queste danze sono tradizionali e questi vestiti questi anche costumi, stupendi, molto, sì, molto belli. Ecco, ora io faccio questa cosa, loro sono scalzi, io ho questo tacco 12 e comunque sono la più bassa, vorrei dire, molto bene. Ora io, lanciando il microfono a qualcuno, grazie Beppe, ecco, preso al... ecco, sì, questa è la differenza, Dorigo, ecco, grazie. Ora, io sono impazzita per un passo, sì, e per cui voi, insomma, cioè, chissà, io sono cresciuta in India, quindi mi è presa, a differenza di Harry De Luca, un po' di nostalgia, e quindi, un attimo, e quindi volevo provare un passo. Ho visto quella roba lì che allora, mi piaceva così. Posso che ti piace questo qua?
Allora, direi comunque, spostatevi, direi comunque un successo, perché non mi sono slogata la caviglia, quindi grazie davvero Bhangra Vibes, grazie. Ora vado a recuperare quelle che in gergo si chiamano le cue cards, perché per fare il balletto ho dovuto abbandonarle, grazie, e vado a presentarvi, anche con un po' di fiatone peraltro, Andrea Paco Mariani, il regista di questo film The Harvest, e Marco Onizzolo, sociologo ma anche protagonista di questo film, di questo docufilm. Allora, riprendendo fiato. Allora, Andrea, in realtà The Harvest, il raccolto, vuole denunciare una situazione, e lo dicevo anche prima, che è una situazione molto triste, in realtà di un settore dell'eccellenza italiana, che è l'agroalimentare, in cui però c'è questa piaga del caporalato. E tu hai voluto raccontare questa cosa. Come ti sei avvicinato e perché hai voluto raccontare questa storia? Ma allora, ci siamo avvicinati grazie a un dossier realizzato da Marco e dal suo gruppo Immigrazione, che si chiamava Dopparsi per lavorare, era il 2015, e venemmo a conoscenza proprio di questo crescente fenomeno di doping tra i lavoratori. Non credo serva aggiungere altro, l'idea che delle persone debbano dopparsi per lavorare di più è già sufficiente per aprire uno squarcio su questa vicenda. Ecco, però Andrea, lo dicevo di nuovo in apertura lanciando il tuo filmato, al di là del tema importantissimo, è stato anche il come tu hai voluto raccontarlo. Adesso noi abbiamo voluto un po' scherzare, ma in realtà possiamo chiamare il tuo un docu-musical? Sì, è la terminologia che abbiamo provato anche a usare noi, perché chiaramente è un progetto molto... è un grosso esperimento, quindi forse le parole le scopriremo vivendo, ecco. Però è un esperimento, almeno per me, che ho visto il tuo documentario e la denuncia, che è molto riuscito, perché tocchi delle corde diverse rispetto al solito documentario di denuncia, importantissimo e assolutamente utile, però l'hai fatto secondo me con un linguaggio nuovo. Invece Marco, l'abbiamo detto, tu sei sociologo, però nell'agro pontino fai anche altro. Di che cosa ti occupi esattamente? Ma io ho un rapporto particolare con la comunità indiana di quel territorio, perché è un rapporto che è nato nel corso degli anni. Addirittura io ho lavorato in campagna con loro, in qualche modo da infiltrato, cosa che mi ha permesso di scoprire questo mondo sconosciuto fino a qualche anno fa. E quindi ho iniziato un'attività che è di ricerca, di denuncia, di racconto, ma anche proprio di contrasto alle forme gravi di sfruttamento, al caporalato, alla tratta internazionale. Quando tu dici io ho lavorato, cioè tu hai proprio messo in atto un escamotage per guadagnare la fiducia di questa comunità. Quindi... Assolutamente, io ho vissuto un anno e mezzo con loro, frequentandola in pieno, quindi una relazione orizzontale con tutti. Ero infiltrato non agli occhi chiaramente dei braccianti indiani, della comunità indiana, agli occhi del datore di lavoro, del padrone, che chiaramente aveva una relazione soltanto con il caporale, mentre io stavo tra i braccianti. Però per la prima volta abbiamo guardato proprio in maniera orizzontale a quello che capitava in alcune aziende in provincia di Latina. Ecco, una cosa che forse non è chiarissima al pubblico, e devo dire non lo era a me prima di scoprire e di studiare un po' la vostra storia e quello che raccontate, come arrivano in Italia, ma soprattutto perché non possono lasciare i campi e i caporali? Beh, non possono lasciare i campi perché alcune di queste persone chiaramente sono costantemente sotto ricatto, quindi vivono una condizione di dipendenza dal caporale, dal trafficante. Ricatto perché devono dare una somma di denaro indietro che gli è stata prestata? Perché in alcuni casi devono restituire il prestito che originariamente è stato fatto dal trafficante per arrivare in Italia, e quindi questa forma di ricatto costante nei confronti e del bracciante e della sua famiglia in Punjab li obbliga a restare dentro questo inferno fatto di sfruttamento e di caporalato. Allora, a parte la storia di Marco che ci sta raccontando, c'è un'altra storia che mi ha particolarmente colpito nel film The Harvest, ed è quella di Ardip. Ardip è una ragazza di 30 anni, è italiana, nata in Italia, prima generazione, figlia di indiani, e lei ha deciso di fare da mediatrice culturale, insomma cerca anche di in qualche modo migliorare l'inserimento di questi lavoratori e di facilitarlo. Vediamo insieme un altro estratto dal film, la storia di Ardip. Noi spesso abbiamo persone che non sono mai state in malattia e o il datore di lavoro praticamente li licenzia durante il periodo della malattia, gente che ha avuto degli infortuni sul lavoro e non hanno preso niente, un'indennità, non hanno preso nulla, non hanno mai fatto la richiesta di
all'INAIL, e questo è insomma l'attività più importante proprio da questo punto di vista, ecco, la tutela manca. Io un po' mi ci metto insomma nei loro panni, comunque vengo da una famiglia di immigrati e mio padre ha una vita che sta qui adesso, però lui appena arrivato insomma ha dormito 8 mesi sulle panchine a Roma. E lui me lo dice sempre, insomma, da piccoli ci ha sempre detto questo: io non dimenticherò mai da dove vengo. E oggi c'ho una casa, ho dei figli che sono sistemati, che stanno bene, però noi, mi ricordo quando siamo andati a prendere il mio passaporto italiano, siamo passati davanti a una panchina e lui lì si è proprio commosso e mi ha detto: io qui su questa panchina ci ho dormito chissà quante notti. E quindi io lo devo fare un po' per lui, un po' per tutti, perché è giusto. Andrea, devo dirti che la prima volta che io ho visto questo filmato in redazione mi sono proprio commossa, perché la storia di Ardipa è carica di una verità innegabile, al di là di come la si voglia leggere, vivere la politica, è una storia umana. Sì, esattamente. Abbiamo cercato nel film proprio di andare oltre quello che è il ruolo classico del documentario, cioè informare, e abbiamo anche cercato proprio di mostrare molto semplicemente la vita di queste persone, a scapito soprattutto di tanti stereotipi che purtroppo oggi ci circondano fin troppo. Il paese reale è un'altra cosa, per fortuna direi anche. Assolutamente. Noi continuiamo la nostra chiacchiera tra pochissimo, dopo la pubblicità. Ogni cosa è illuminata, torna tra poco. Bentornati, ogni cosa illuminata. Stiamo parlando con Andrea Paco Mariani e Marco Mizzolo, regista di The Harvest, il raccolto, e sociologo che è stato anche protagonista in questo, in qualche modo, di questo docu-musical, come lo stiamo chiamando. Andrea, la storia, abbiamo detto, si svolge nell'Agropontino e c'è un altro protagonista che è Gurvinder, spero di averlo detto in modo corretto. Bellissima faccia, tra l'altro, lui molto intensa. Sì, sono molto forti anche i suoi silenzi, secondo me. Siamo stati molto contenti di conoscere Gurvinder assieme a altre persone che abbiamo incontrato durante i sopralluoghi, e in qualche maniera la sua storia era esattamente quello che ritenevamo opportuno raccontare, anche in termini propositivi, ecco, per andare anche oltre il problema. Ecco, appunto, allora in termini propositivi, ad andare oltre il problema e oltre il documentario, chiedo a Marco: il film, il polverone che avete tirato su, insomma l'attenzione anche che avete attirato su di voi, ha portato poi dei risultati concreti per questa situazione, per questa piaga? Siete riusciti un po' a smascherare questo fenomeno del caporalato? Assolutamente, quando si illuminano fenomeni di questo tipo poi succede sempre qualcosa. Il 18 aprile del 2016 con la CGIL, con la FreCGIL, abbiamo organizzato uno sciopero con più di 4.000 braccianti che sono scesi in Piazza Latina, sono usciti dalle campagne, da quella condizione di sfruttamento, e hanno manifestato alla luce del sole sotto la prefettura di Latina chiedendo legalità, giustizia e rispetto del contratto di lavoro, cosa straordinaria, soprattutto perché chiaramente loro si sono assunti una responsabilità importante, che è quella di dire al caporale, al trafficante: noi oggi non lavoriamo, scioperiamo e chiediamo per l'appunto il riconoscimento dei nostri diritti. E quello è stato uno spartiacque meraviglioso che ha portato ad una nuova legge contro il caporalato, la 199, votata a novembre del 2016, che permette un contrasto reale al fenomeno, per esempio avviando processi penali nei confronti dei datori di lavoro che sfruttano. Quindi non è un elemento di poco conto. Assolutamente, quindi questo insomma ci dà speranza, e io vi ringrazio per grazie questo. A voi. Grazie mille, e grazie per essere venuti qua a raccontare la storia di The Harvest. E allora chiudiamo questa intervista con un altro pezzo del film di The Harvest, proprio con delle scene che hanno come protagonista Gurvinder. Grazie ancora ad Andrea e grazie a Marco. Grazie a voi.